Caro Fausto e caro Iaio, oggi è ancora via Mancinelli come l'anno scorso e l'anno prossimo. E domani è anche la festa del papà. E sono più di 30 anni che la festa del papà è un pensiero così tagliente, così tra la pelle, che suona di metallo come uno sparo. E sarà che con via Mancinelli mi viene sempre in mente mia nonna, che mi diceva dell'uomo nero. Non dire parolacce che arriva l'uomo nero. Non parlare con i bambini negri che arriva l'uomo nero. Non sperare ad alta voce che arriva l'uomo nero. Non mangiare con le mani che arriva l'uomo nero. Non chiedere spiegazioni che arriva l'uomo nero. Dalla mattina alla sera, tutti i santi giorni e dopo anche quelli laici, un uomo nero come Edera mi si arrampicava sulle scarpe, che avrò avuto 7-8 anni, non di più. Quel giorno che mi è venuto il dubbio, ma non ha niente di meglio da fare, quest'uomo nero. È stipendiato, l'uomo nero, è un buon lavoro. Pulito, rispettato, trasferte interessanti, che non sente mai la crisi. Anzi, nei periodi di recessione o nervosismo generale ne assumono di nuovi. Me lo immagino l'annuncio. Cercasi per lavoro di distrazione, uomo nero automunito, con onorevole amicizia e precedente esperienza di domatore dell'opinione pubblica. E ogni 18 marzo andranno a ritirare la pensione, nell'ufficio generale. La pensione morale delle gomme di Stato. Caro Fausto, caro Iaio, oggi gli uomini neri sono diventati grandi, hanno pure cambiato nome. Si chiamano neofascisti perché sono piccoli, neri, attaccati sulla pelle e se te ne accorgi sotto la doccia non riesci più ad evitare di incaponirti ogni mattina. Dice mia nonna che l'unica soluzione è il laser, come in Guerre Stellari. E poi comincia a ridere con la faccia ovale di quelle risate che sudano di malinconia, di quel sorriso che hanno i nonni che hanno capito che gli hanno mentito e tardi l'hanno capito. Troppo tardi. Caro Fausto, caro Iaio, magari tra 30 anni in via Mancinelli non riusciamo nemmeno più a montarci un palco, perché la sotterrano per farla diventare una fermata della linea 7 della metro. Oppure perché ci mettono uno di quei parchi con gli scivoli dove tutti in costume a 5 euro si fanno il viaggio di nozze in piazzale Corvetto. Oppure ci piantano un capannone espositivo per il prossimo Expo. Ma di questo non c'è mica da preoccuparsi, Fausto, Iaio, perché mentre marcisce questa di via Mancinelli, in giro per l'Italia ne hanno seminato un sacco. C'è una via Mancinelli ogni volta che ci vendono alle bancarelle la memoria nuova, quella dell'IKEA, che ti lascia credere che la puoi svitare ed avvitare a piacimento. La memoria bomboniera, che per tenerla bella non la devi mai usare. C'è una via Mancinelli ogni volta che l'apologia diventa un fregio, condannato, rivendicato, impunito, interrogato e poi archiviato. C'è una via Mancinelli ogni volta che un partito da davanti è in cravatta e da dietro è un tombino a raccogliere i voti di scolo che alla conta contano come gli altri. C'è una via Mancinelli ogni volta che un ragazzo 18 anni o poco meno, che si chiami Aldrovrandi o poco meno, ogni volta che un ragazzo cammina verso casa con il tatto del suo letto inciampa morto ritrovato al mattino. C'è una via Mancinelli ogni volta che nel titolo del giornale l'indiziato inizia con un colore, il suo stato, e poi nell'occhiello se ci sta l'iniziale del suo nome. C'è una via Mancinelli ogni volta che arriva il maggiordomo, con il borotalco sul colletto, i guanti in pizzo, con l'odore rassicurante della sua targa di ministro, e sul vassoio, anche per questo Natale, la memoria in scatola. C'è una via Mancinelli su tutta Milano, lungo la schiena, che vi dico che oggi, caro Fausto e caro Iaio, oggi per guardare in faccia i padri di eroina cocaina, come non dovevate fare voi, non ci si ferma più. Allambrate. Ah, è una riga lunga, una striscia a forma di strade, che dall'alto sembrano una tangenziale. Ci volevano convincere che qui è una strada chiusa, ma la memoria no. La memoria è liquida, passa tra le scarpe, sotto le porte, dentro i calzini, e quando si incontra con il calore carne, pelo, pelle, quando evapora nella dignità, la memoria poi succede che sbriciola la storia, ed è una memoria giovane, bella, sempre nel pieno della sua verginità. Non prendetevela, caro Fausto e caro Iaio, è una memoria viva. A volte sembra che si cagli, ma la nostra memoria, caro Fausto e caro Iaio, ha la scadenza che è una data lontana.